No, magari faranno i bravi per un minuto. Oggi faranno i bravi perché sarà il punto di notte del mondo. Benissimo. Giovanni Damma, presidente dell'Hostel di Biella. Siamo appena tornati da questo pellegrinaggio che è andato benissimo. È andato benissimo anche il viaggio, prima volta in pullman, con qualche piccolo problema e grandissimi vantaggi. I malati hanno fatto un buon viaggio, i pellegrini sono abbastanza contenti, direi che la maggioranza ha preferito questo viaggio in pullman che il solito viaggio in treno. Abbiamo cercato di passare il tempo intrattenendoci con le preghiere, e raccontando barzellette, facendo cose interessanti e piacevoli, e quindi il tempo del viaggio è passato serenamente. Siamo partiti ieri sera da Lourdes alle 8:30 e siamo arrivati a Biella questa mattina alle 9, puntualissimi, e quindi direi che più di così non potevamo chiedere. Per quanto riguarda il pellegrinaggio è andato molto bene, secondo il nostro standard eravamo 650 con un sacco di ragazzi giovani anche, e direi che possiamo essere soddisfatti. È stata una bellissima esperienza come anche l'anno scorso e merita ripeterla. Io sono Giuseppina Faccheri, sono 33 anni quest'anno che vado a Lourdes. Tutti gli anni è sempre una cosa migliore, una cosa che ti emoziona. Il pellegrinaggio è stato stupendo, gli accompagnatori tutti, e ci si trova, siamo proprio dei veri amici. E l'amore più grosso che ci danno sono i nostri ammalati. Grazie. È andato molto bene, il pullman è stato bellissimo, e il tempo che ti ha accompagnato, abbiamo fatto un bel pellegrinaggio perché anche il parroco, il direttore, ci ha fatto i complimenti che è stato il più bel pellegrinaggio del biellese. Siamo stati tutti bravi, tra il trasporto malati e bagagli siamo stati tutti bravissimi. Thank you.
Ecco, siamo giunti quest'anno a Biella, siamo arrivati con un'esperienza diversa, abbiamo viaggiato coi bus, ma questa è stata un'esperienza positiva per il fatto che ci siamo uniti ancora di più. Cosa dire di Lourdes? È sempre un'esperienza eccezionale, ma quest'anno abbiamo avuto modo anche di meditare sul fatto che Lourdes è come una miniera di diamanti, è piena di ricchezze, sta a noi riuscire ad avvicinarci a queste ricchezze e prendere tutto quello che il Signore e la Madonna ci offre. L'invito è davvero a tutti di vivere un'esperienza così bella, così forte, che davvero riempie il cuore e fa cadere la tristezza, dà molta speranza e soprattutto ci prepara per affrontare il futuro in un modo migliore, in un modo con grinta. E mi sono divertito a Lourdes e sono contento che in questa speranza che ho vissuto a Lourdes è stata magnifica. Ma lo rimane, andiamo.
Dov'è? 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 Dov'è?